Il dipinto su cui ci soffermiamo oggi è una magnifica annunciazione che è stata dipinta da Tiziano, uno degli artisti più importanti del Cinquecento italiano, nel 1558 per la chiesa di San Domenico Maggiore a Napoli. Il dipinto viene normalmente conservato nel Museo il Real Bosco di Capodimonte e in questo momento è esposto al Museo Diocesano di Milano nell'iniziativa Un Capolavoro per Milano. È un'opera magnifica, dipinta nella fase tarda di questo artista, che ormai aveva quasi 60 anni ed era uno dei più noti artisti che lavorava per intellettuali, papi, re di tutta Europa. È un'opera caratterizzata da quello che gli storici dell'arte chiamano il disfacimento della forma, cioè Tiziano non è più attento alla precisione dell'anatomia, della composizione, della prospettiva, ma è come se buttasse sulla tela colore intriso di luce, come per farci percepire con più chiarezza i punti salienti, i punti da guardare, i punti che devono attirare la nostra attenzione e il risultato è veramente di grande fascino. La luce cade dall'alto, così come all'interno della cappella in cui si trovava l'opera, era davvero. La luce coincide con la fonte di luce non solo reale, ma simbolica, quindi la colomba dello Spirito Santo che squarcia le nubi e dalla quale scaturisce la luce divina che arriva ad illuminare il volto della Vergine. L'angelo invece rimane come in ombra nel volto, è illuminato solo sulla schiena. E questo è un espediente meraviglioso che fa sì che il nostro occhio concentri la propria attenzione sul gesto che l'angelo compie. Il problema degli artisti, infatti, sul tema dell'Annunciazione era anche quello di scegliere uno dei momenti dell'intenso dialogo tra l'angelo e la Vergine. Ecco, Tiziano sceglie di rappresentare uno dei momenti più belli. L'angelo alza la mano come per tranquillizzare. Non è un gesto di benedizione, non è il gesto di allocuzione, cioè il gesto con cui spesso gli angeli sono raffigurati nell'Annunciazione, il gesto cioè di chi iniziava a parlare, secondo l'antica retorica classica. Il gesto sta tranquillizzando Maria che ha chiesto come è possibile che avvenga ciò che hai detto. L'angelo è come se dicesse: non preoccuparti, è tutto nelle mani di Dio. È un gesto che assolutamente dà sicurezza, dà speranza e grazie a questo Maria può rispondere: avvenga di me ciò che tu hai detto. Questo gesto è il gesto in cui noi, col quale noi vogliamo augurare a tutti i nostri visitatori e a chi guarda questo dipinto di ricominciare. È il gesto di speranza, è il gesto che dice la speranza su cui noi cristiani, da cui noi cristiani possiamo partire. Ande, 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 la mari morena. Ande, 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 questa noche buena. Ande, 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 la mari morena. Ande, ande, ande.
Buonanotte, buon Natale a tutti.